Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, doppio fronte, diciamo, internazionale: da un lato appunto il vertice NATO a Londra, dall'altro l'Eurogruppo, dovrebbe esservi conferenza stampa intorno alle 18:30, Eurogruppo dove si discute anche e soprattutto del MES, il meccanismo, la riforma del Fondo Salva Stati. Entrando all'Eurogruppo, il presidente Mario Centeno ha detto: non vediamo ragione per cambiare il testo, il dibattito è in corso, faremo un altro passo importante, poi aggiusteremo le necessità di dibattito che sono presenti, e ha aggiunto: la firma avverrà ad inizio del prossimo anno, servono infatti un altro paio di mesi per tradurre i testi nelle diverse lingue. Il presidente invece Gentiloni, Paolo Gentiloni, entrando il commissario, scusatemi, agli affari economici Paolo Gentiloni, entrando all'Eurogruppo, ha detto: è il momento giusto per fare passi avanti, non vedo rischi sul MES. È stata invece la dichiarazione del presidente del Consiglio Conte. E poi ha detto però: Conte, non firmiamo nessuna cambiale in bianco, c'è ancora tempo per discutere sul MES, anche se non vedo rischi per quello che riguarda la riforma. E ancora c'è stata l'audizione del governatore della Banca d'Italia Visco in Commissione Bilancio e Politiche UE alla Camera, e ha detto: il modo migliore per convincere dell'utilità della riforma è usarla come punto di partenza per rilanciare l'integrazione europea, va nella giusta direzione, e sono stati esclusi gli automatismi, ma viene confermato invece il backstop al fondo di risoluzione unico, quindi la garanzia al fondo di risoluzione di carattere bancario. Per quello che riguarda invece le banche italiane, è interessante che oggi l'agenzia di rating Moody's abbia, nel suo outlook, nelle sue prospettive, abbia portato il giudizio da negativo a stabile, migliorandolo, e ha detto che le attese per il 2020 sono di un'ulteriore progressiva riduzione dei crediti deteriorati delle banche italiane. Questo perché appunto sappiamo che anche il mondo bancario rientrava più o meno indirettamente nella riforma. Di questo parleremo, ma parleremo anche dei dati diffusi oggi dall'Istat, perché e della disabilità. Ieri non siamo riusciti a toccare il tema, ma c'era la giornata dedicata alla sensibilizzazione di quello che un mondo che raggruppa 3 milioni e 100 mila persone con disabilità, sono il 5,2% della popolazione. Parleremo però, dicevo, anche dell'Istat, perché oggi, dando le prospettive per l'economia italiana, ha limato leggermente la stima di crescita per quest'anno, dallo 0,3% allo 0,2%, per il 2020 la porta allo 0,6%, che è un dato migliore rispetto a altre previsioni viste in questi giorni. La disoccupazione scende al 10% quest'anno contro il 10,6% del 2018 e al 9,9% l'anno prossimo. Questi i dati positivi. I dati negativi invece vedono un rallentamento della spesa delle famiglie, o meglio sono cresciuti i consumi delle famiglie dello 0,6%, ma il rallentamento rispetto all'anno precedente, sale il risparmio. Ne parleremo appunto anche perché oggi ci sono vari elementi sui consumi interni. L'Istat poi fornisce un insieme di dati anche sulla natalità, e purtroppo, come già abbiamo avuto modo di dire, il 2018 è stato l'anno record per la bassa natalità, meno di 440.000 nati, sono 439.747, e si rischia, secondo quello che ha detto oggi l'Istat, un nuovo record negativo nel 2019 con meno di 430.000 nuovi nati attesi, anche perché ormai siamo quasi alla fine dell'anno, quindi dubito che possa essere di molto cambiata questa dinamica, questa traiettoria. Di questo parleremo, dicevo, e poi invece anche i temi europei.
con quello che dovrebbe uscire, diciamo, dall'Eurogruppo, mentre appunto sul fronte, quindi partiamo adesso con le notizie di carattere internazionale, sul fronte internazionale per quello che riguarda il vertice NATO, segnalo che da un lato, secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, invece, contrariamente alle dichiarazioni di ieri rese dagli Stati Uniti, vi sarebbe un tentativo, o meglio, si starebbero riavvicinando le posizioni tra Stati Uniti e Cina sui dazi, e la von der Leyen, invece, la Presidente della Commissione Europea, in risposta alle domande sui rapporti con gli Stati Uniti, ha detto: vogliamo incontrarli, ma siamo pronti a reagire, questo sulla minaccia di dazi nel caso alcuni paesi europei, Francia in primis, ma anche Italia, dovessero andare avanti con la cosiddetta web tax. Conte ha detto: non ci aspettiamo dazi degli Stati Uniti contro le nostre imprese, e ha detto che l'incontro con Trump è andato bene, sempre positivo sul governo italiano. Trump, da parte sua, ha detto: sembra che l'Italia non procederà con Huawei, però Conte lo ha parzialmente smentito, ha detto: non abbiamo trattato il tema del 5G, e quindi lì resta il dubbio, insomma, chi dei due, non dico abbia ragione, ma insomma, perché Trump dica che l'Italia non dovrebbe procedere con il 5G a Huawei e Conte dica invece che non si è affrontato il tema. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Visto che si parlava anche di dazi, andiamo a vedere cosa hanno fatto le borse, che in questi giorni erano molto sensibili alla distanza che di nuovo si era creata tra Washington e Pechino. E in effetti oggi reagiscono in maniera positiva: più 1,22% Milano, più 1,30% Parigi, più 1,20% Francoforte, e lo 0,13% rialzo di Londra, Dow Jones più 0,70%, bene Buzzi Unicem più 3%, Banco BPM più 2,80%, Saipem più 2,40%, Atlantia più 2,30% come Juventus, UBI più 2,20% come Prismian, e ST Microelectronics il 2% lo guadagna Tenaris, l'1,80% il rialzo di Unipol, Azimut e Intesa San Paolo. Di negativo c'è solo Nexi, meno 0,33%. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, mi scrive un ascoltatore: meno nati oggi, meno pensionati da pagare domani. È un po' diversa la situazione, devo dire, perché meno nati vuol dire meno lavoratori in grado di pagare le pensioni di chi andrà in pensione tra 20 anni o 30 anni. A meno che non vi sia questa minor forza lavoro, non venga sostituita da flussi migratori, inutile girarci attorno. Comunque, il grosso delle notizie oggi fanno parte dei nostri approfondimenti, quindi vado veloce, al di là, diciamo, del vertice NATO e dell'Eurogruppo. Hanno fatto molto discutere oggi i dati diffusi sul clima, perché c'è il Climate Risk Index di German Watch. L'Italia, dunque, c'è qualche buona notizia, nel senso che si sono ridotte le emissioni di CO2, però per quello che riguarda invece l'Italia si calcola che siano stati 20.000 i morti dal 1999, per riconducibili queste morti ad eventi meteorologici estremi. Il dato poi viene abbastanza contestato, perché non si capisce bene che cosa significhi. Non è un dato sull'inquinamento, ma su eventi meteorologici estremi, dalle frane ai terremoti. E comunque l'Agenzia Europea dice che sono a rischio gli obiettivi sull'ambiente e sul clima per il 2030. Veniamo all'Italia con alcune revisioni sul DL fiscale. Allora, è in arrivo una revisione sulla nuova RC auto familiare, si sta aspettando una riformulazione dell'emendamento già approvato, e poi il decreto dovrebbe tornare in commissione. Per quello che riguarda invece l'ampliamento della platea del 730, è arrivato lo stop e quindi salta l'ampliamento. La Commissione Bilancio della Camera ha inserito tra le modifiche che non rispettano l'articolo 81 della Costituzione l'emendamento di decreto fiscale, e quindi mancata copertura approvata dalla Commissione Finanze della Camera. Salta anche il bonus airbag per le moto, anche in questo caso l'articolo 81, cioè manca la copertura.
Il bonus per l'acquisto di airbag per le moto, sono quelle più, ne citiamo alcune delle obiezioni e degli stop che sono arrivati. Ci sono 16 condizioni infatti contenute nel parere della Commissione Bilancio della Camera. Invece aumenterà del 2% l'IRES sugli utili di tutte le società concessionarie dello Stato, i ricavi saranno destinati a finalità sociali. È un emendamento che oggi è anticipato da Sole 24 Ore in prima pagina ed è in via di definizione. Quindi aumenterà la tassazione per 3 anni degli utili dei concessionari che gestiscono servizi come la rete autostradale, i porti, gli aeroporti e i servizi di telefonia. L'idea è un po' quella della Robin Tax, quindi per finanziare progetti per il sociale, e dovrebbe sostituire la stretta degli ammortamenti sui soli concessionari autostradali. Per quello che riguarda invece poi le concessioni autostradali, oggi il sottosegretario al Ministero dei Trasporti, Roberto Traversi, ha detto che entro la fine del 2019 sarà convocato un Consiglio dei Ministri per decidere sulla caducazione della concessione ad ASPI, cioè Autostrade per Italia. Penso che Autostrade per Italia meriti una decisione determinata e soggettiva. Aggiungendo che però si interverrà anche sulla revisione generale delle concessioni autostradali. Il ministro Paolo De Micheli ha detto vediamo se l'istruttoria è in corso, vediamo se il Consiglio dei Ministri per decidere sulla revoca delle concessioni ad ASPI si terrà entro fine anno. È tornato sul tema il ministro degli Esteri, in questo caso come capo politico del 5 Stelle, Luigi Di Maio, che ha detto all'inizio eravamo soli, sembravamo dei pazzi, ora quello che sta uscendo dalle carte dei processi ci dice che Autostrade sapeva che il ponte Morandi poteva crollare. La vicenda Alitalia e Ilva, sapete che sono diventati, ahimè, appuntamenti fissi. Allora, su Alitalia c'è solo una dichiarazione del Presidente del Consiglio Conte, che ha detto: Ferrovie ha espresso la sua disponibilità e confidiamo che possa confermarla. Ma non c'è molto altro. Su invece l'Ilva, nel pomeriggio c'è iniziato da poco il nuovo vertice per discutere del futuro dell'Ilva di Taranto, convocato dal ministro Patuanelli, e al tavolo ci sono sia ArcelorMittal che Ilva, c'è la parte di amministrazione straordinaria, che i sindacati. E ricordiamo che il capo negoziatore, diciamo, sul fronte, diciamo, del ministero sarà il presidente di Sapien, Francesco Caio, per rimodulare il piano industriale. Ascoltiamo il segretario generale della FIOM, Francesca Redavid, al microfono del nostro Alessandro Arona. E questo è il primo incontro che facciamo con presente sia il governo che l'azienda. È da tempo che pensiamo che dobbiamo, come dire, che si debba sapere che cosa sta succedendo, perché noi formalmente non sappiamo nulla. Noi ci aspettiamo naturalmente che venga rispettato un contratto firmato un anno fa e un accordo sindacale vincolante firmato un anno fa, che ci ha voluto un anno per farlo e che si è concluso con zero esuberi. È chiaro che per quanto ci riguarda sia le quantità produttive che l'occupazione e che l'ambiente devono essere rispettati secondo l'accordo che abbiamo firmato. Ci aspettiamo che il governo e l'azienda, da questo punto di vista, ci dicano se gli accordi che vengono firmati, i contratti che vengono firmati, hanno un valore o no. Quindi non siete disposti a discutere di una riduzione degli obiettivi produttivi? Sicuramente noi non siamo disponibili a discutere di esuberi, magari a valle di questioni che sono state discusse e trattate non si sa dove. Pensiamo che sotto una determinata quantità di volumi, come dire, non ci sia sostenibilità dell'azienda in quel territorio, e quindi si tratta di capire che cosa vuol dire. Se poi si vogliono introdurre innovazioni tecnologiche aggiuntive, naturalmente noi siamo assolutamente d'accordo, ma se si pensa di dimezzare la produzione e con questa l'occupazione e con questa la presenza della siderurgia in Italia, noi non siamo d'accordo. Noi di solito siamo perché i contratti vengano rispettati. Dunque,
Dunque, non arrivano però buone notizie in questi istanti dall'incontro, lo dico perché la voce della Re Davide è stata presa dal nostro Alessandro Rona all'ingresso. Perché? Perché da un lato il ministro Patuanelli ha appena detto la strada è stretta in salita, e invece poi, stando da fonti interne all'incontro, ArcelorMittal avrebbe presentato un nuovo piano con 4.700 esuberi nel 2023, quindi da 10.789 occupati attuali a 6.100 nel 2023. E la Morselli, l'amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, avrebbe detto che l'azienda ha avuto quest'anno uscite di cassa da 1 miliardo di euro. Del MES parliamo, però prima di arrivare, sì, parleremo anche del MES più avanti, perché c'è anche l'intervento che qualcuno del governatore della Banca d'Italia Visco. Vedo che adesso c'è una dichiarazione di Matteo Salvini che dice l'ennesima bugia di Conte, da Bruxelles continuano a dire pacchetto chiuso e Conte dice invece che è aperto. Non mi stupirebbe l'ennesima bugia, bisogna fermare la firma contro qualcosa che è contro l'interesse nazionale. Dunque, l'economia italiana. Intanto ringrazio per averci raggiunto in collegamento il professor Francesco Daveri, che è economista e direttore del Master MBA all'Università Bocconi di Milano. Buonasera Daveri. Buonasera. Allora, non ci sono grandissime novità nel senso di da balzare sulla sedia. L'Istat dice che quest'anno cresceremo dello 0,2 non dello 0,3 però parla di un deciso rallentamento rispetto all'anno scorso quando abbiamo fatto 0,8%, mentre l'anno prossimo più 0,6%, che è meglio di altre stime. Disoccupazione in calo, rallenta la spesa delle famiglie, sale risparmio. Vorrei unire nella sua analisi questi dati a quelli che ha diffuso invece la Nielsen, perché in qualche modo si integrano. Il fatturato della grande distribuzione quest'anno farà più 1,4%, nonostante il rallentamento delle vendite negli ultimi anni. E poi andiamo invece alla parte di welfare e anche demografica, perché lì sia l'Ocse che l'Istat ci dicono che qualcosa di sbagliato l'abbiamo fatto. Comunque andiamo sul dato sul PIL, nessuna sorpresa davvero? No, mi sembra che i dati dell'Istat siano in linea con quelli in particolare contenuti nei documenti ufficiali inviati di recente dal governo a Bruxelles nel mese di ottobre, quindi uno 0,2 per il 2019, 0,6 per il 2020. Quindi chiaramente un rallentamento rispetto al 2018, lo 0,2 del 2019, però quello che si segnala, si può segnalare, è il fatto che i numeri dell'Istat sono in linea con quelli del governo, mentre per esempio Eurostat, la Commissione europea, quando aveva fatto le sue previsioni, era stata un po' più pessimista per il 2020. Quindi l'Istat in un certo senso rafforza da un sostegno alle previsioni fatte del governo per l'anno a venire. Per il 2019 un dato che secondo me può colpire è la variazione delle scorte, che è molto negativa, meno 0,8, che vuol dire in pratica che cosa? Che la domanda interna, soprattutto domanda interna, in realtà è andata abbastanza bene rispetto al dato complessivo del PIL. Però siccome c'erano probabilmente delle scorte, che sono queste rimanenze di magazzino avanzate dagli anni precedenti, perché forse la recessione del 2018 ha preso un po' di sorpresa, le aziende si sono trovate con i magazzini un po' pieni, quando poi la domanda è un po' ripartita nel 2019, la prima cosa da fare è stato eliminare queste scorte non desiderate che si erano accumulate in magazzino. Quindi il succo della storia è che quindi l'andamento dell'economia del 2019 è un po' migliore di quello che dice il dato del PIL, perché di fatto ci portavamo dietro una specie di eredità negativa dall'anno precedente in termini di accumulo di scorte involontari. Veniamo invece a quello che ci dice l'Ocse, o meglio ai dati più di carattere demografico del mondo del lavoro, perché mentre l'Istat si attende che quest'anno, ahimè, toccheremo, come dicevo, un nuovo record negativo nella bassa natalità, scendendo sotto anche i 430.000 nuovi nati,
C'è un rapporto parecchio duro su di noi dell'OCSE, il rapporto Welfare Italia. Ora, che cosa ci dice l'OCSE? Che l'Italia conta oggi un 20% di lavoratori sottoqualificati rispetto alla mansione svolta e a maggior rischio di essere sostituiti in tempi più brevi. E poi c'è anche un tema di sovraqualificazione, con il 31% degli occupati che risulta sovraistruito. Però, andando poi nel dettaglio, dice che siamo il paese in Europa ultimo, o meglio, che abbiamo il sistema peggiore di transizione scuola-lavoro, e questo è legato anche alla difficoltà in cui versa la scuola, soprattutto quella tecnica professionale di qualità, nella quale, leggo testualmente, il nostro paese ha disinvestito. Questo è il rapporto di Stefano Scarpetta. Ha detto in Italia, sotto lo stimolo della Commissione Europea, si è investito nel piano Garanzia Giovani, che secondo me va rilanciato. Non è una cosa che può fare miracoli, ma è uno strumento utile per accompagnare i giovani, soprattutto quelli in difficoltà nella transizione scuola-lavoro. E ancora, su quota 100, ha detto: l'idea che se si mandano in pensione prima le persone si creano posti di lavoro non funziona. Ci siamo permessi a suo tempo di dire che no. Il mercato, sentivamo di quelle castronerie in quel tempo, per cui quota 100 per ogni pensionato, vi sarebbero stati addirittura tre nuovi lavoratori, ma dimostrando che chi ha parlato così, lo dico assumendomi ogni responsabilità, non è mai entrato in un posto di lavoro, perché non funziona così la sostituzione, che prendo uno e ne metto tre dall'altra parte. Però, tornando invece alla sua analisi, Daveri, qui sono state commesse, anche in questo caso, le castronerie. Secondo me elevare l'alternanza scuola-lavoro è stato un errore con la scuola. Ah, ma fanno fare le fotocopie i ragazzi. Quindi fanno anche le fotocopie i ragazzi quando vanno in un posto di lavoro. Ma i dati demografici e su quota 100, secondo me, vengono molto sottovalutati poi nel dibattito politico. Sicuramente. In realtà il rapporto dell'OCSE, ma che è solo uno dei vari che si possono leggere, ci conferma un dato secondo me molto rilevante, ovvero sia che l'Italia di oggi ha un sistema di istruzione che non è adatto per un paese manifatturiero industriale come l'Italia continua a essere. Per troppo tempo si è ignorata questa realtà, che bisognava creare delle persone capaci di lavorare e che potessero trovare un'occupazione in linea con quello che, per cui venivano preparate durante il periodo scolastico. Non è che ci voglia Einstein per capire che se dal sud vengono fuori cravatte, capi d'abbigliamento anche di alta qualità, bisogna moltiplicare le scuole tecniche per persone che abbiano capacità artigianali, ma anche capacità di commercializzazione, e che quindi queste sono le cose che invece non abbiamo fatto per tanto tempo, perché anche le università hanno continuato a sfornare laureati che di fatto servivano poco, in un momento in cui serviva magari persone con lauree veramente più brevi, o addirittura anche che si fermassero alla scuola secondaria, purché fossero impiegabili produttivamente dentro al manifatturiero esistente, che è un manifatturiero molto fatto di capacità artigianali, che sono quelle che poi vanno in giro per il mondo e che fanno il nome dell'Italia nel mondo. Sì, e tra l'altro io faccio notare un dato che insomma è abbastanza incontrovertibile. Noi più o meno ogni anno sforniamo 10.000 ragazzi dagli istituti tecnici, e in Germania sono 1 milione, e quindi siccome noi siamo, sì, la Germania è più potente di noi come manifattura, ma noi siamo la seconda, è chiaro che non c'è una proporzione tra questo. Lei, come suggerimento, visto come lo chiedono gli ascoltatori, per concludere, Daveri, sulla, diciamo, che intanto sono pianificazioni che si fanno nel tempo, cioè tu non puoi decidi adesso per un percorso di studi che magari finisce fra 5 anni, però nella sua esperienza il problema qual è? Perché l'OCSE mette il dito proprio sul momento di passaggio vero e proprio. La formazione, per carità, poco tecnica e pochi corsi nella scuola superiore di quel tipo, ma anche nel momento in cui tu finisci la scuola e devi cercare il lavoro. Sì, ci sono varie tante cose da fare. Sicuramente puntare con coraggio sulla formazione scuola-lavoro anche durante il periodo scolastico è una cosa molto rilevante per abituare giovani giovanissimi, quando diventano giovani, ad aver visto almeno una volta o in qualche occasione, che non sia solo quando devono fare le consegne, il cibo in giro per le città,
un'azienda e per vedere come sono le dinamiche all'interno di un'azienda. Questa sarebbe una cosa in effetti molto importante. Un'altra cosa invece per un altro livello di studi, cioè che è il livello della laurea dell'università, lì credo che un aumento della dimensione media delle aziende possa aiutare, perché le piccole aziende hanno una minore domanda di laureati, le aziende un po' più grandi invece hanno una maggiore domanda di laureati. Le aziende piccole non si mettono insieme volentieri da sole, quello che bisogna fare è aiutarle ad aumentare la loro capitalizzazione, e questo si tradurrà nel corso del tempo in una maggiore domanda di laureati. Naturalmente l'università deve fare la sua parte, cercare di fornire i laureati giusti per aziende che tanto più grandi vorranno provare ad andare anche all'estero, vorranno provare ad ampliare i loro orizzonti, imparare l'inglese, imparare bene a usare le tecnologie. Tutte queste sono cose che si sembrano ovvie, se non lo si fanno bisogna però anche cominciare da qualche parte per cominciare a fare. Sì, in questo caso tutto si tiene, perché quando qualcuno mi chiede spesso ma cosa dovrebbe fare il governo, la politica industriale per esempio è creare, l'abbiamo detto più volte, condizioni di vantaggio o condizioni appunto che permettono poi alcune operazioni, per esempio la politica fiscale sulle fusioni societarie, l'abbiamo detto più volte, è una politica che va ad agevolare tutte le forme di fusione, così mi ricollego a quello che le diceva Daveri, e magari avere strutture societarie un po' più grosse, quindi industrie e imprese un po' più grosse. Ecco perché non è vero che la politica non possa fare niente, non può imporre, ma può creare le condizioni, così come l'alternanza scuola-lavoro. Qualcuno mi scrive: ah, non veniva pagata, era schiavismo. Vabbè, io non la penso così. Ma allo stesso modo anche qualcun altro mi sta scrivendo: il cuneo fiscale vuol dire che avremo meno contributi? No, perché la diminuzione del cuneo fiscale è a carico dello Stato, non è a carico del datore di lavoro, e quindi restano più soldi in busta paga al lavoratore, ma non perché il datore di lavoro paghi meno contributi, semplicemente perché si riduce il carico fiscale in busta paga, quindi è lo Stato che guadagna, che prende meno tassi. Ecco, queste sono le condizioni, se tu hai un'idea di politica industriale. Io non ho ancora capito quale sia l'idea di politica industriale di molti esponenti politici che parlano, ma evidentemente la colpa è mia. E nel dire questo ringrazio da un lato il professor Daveri, dall'altro lanciamo il meteo e la pubblicità, poi torniamo con Borsa e anche il rapporto sulle disabilità, per poi spostarci a Bruxelles e sul meccanismo di stabilizzazione finanziaria del Fondo Salva Stati, ma non tanto per la polemica politica quanto appunto per capire anche l'opinione della Banca d'Italia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Guida l'evoluzione con Volkswagen Transporter 6.1. Il veicolo commerciale più evoluto della gamma. Puoi averlo con nuovi sistemi di assistenza alla guida, di sicurezza, come Lane Assist, Crosswind Assist, Side Protection, Park Assist. Scusi. Sì? Ma lei prevede il futuro? Con Volkswagen Transporter 6.1 anticipi sempre i tempi. Fino al 31 dicembre Volkswagen Transporter 6.1 tuo con finanziamento TAN 0 fisso TAG 1,16 in 48 rate da 417 euro più anticipo salvo approvazione Volkswagen Financial Services. Info su volkswagenveicolicommerciali.it. Spesso i buoni affari hanno bisogno di decisioni rapide e di informazioni utili in tempo reale. Scarica l'app di Credit Reform e puoi leggere subito e ovunque tutte le informazioni sulle aziende europee che ti interessa conoscere meglio. Credit Reform App, semplice, rapida, conveniente, da smartphone e tablet. Credit Reform, primo in Europa per le informazioni commerciali. 800 42 53 25 o creditreform.it. Nessuno è ancora riuscito a trovare la manovra perfetta. Sentiamo se gli ospiti in studio hanno la ricetta giusta. Sì. Anche a dicembre alla manovra perfetta ci pensa Lancia. Sulla gamma Y sconto pari al valore dell'IVA. Ma fate in fretta, vale solo sulla pronta consegna. Sconto pari al 18,03% sul prezzo di listino. Optional esclusi. Info su lancia.it. Fidatevi di noi che di manovre ce ne intendiamo. Gigi, cruciverba digitale? Sono pronto. Tre verticale, l'innovativo sistema di accesso agli sportelli online, quattro lettere. Speed. Giusto! In molti comuni le utenze, i tributi e le contravvenzioni si pagano con questa modalità. Pago PA. Ed ora questa è facile. Software House di Cervere, protagonista nell'informatizzazione dei comuni e qualificata per il cloud. Syscom, ce l'abbiamo anche noi? Syscom, ce l'abbiamo anche noi!
Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Un saluto da Paolo Corazzon di Trebi Meteo agli ascoltatori di Radio 24. Situazione al momento tranquilla in gran parte d'Italia, ma una nuova perturbazione in realtà ha già raggiunto la Sardegna, dove nelle prossime ore torneranno piogge diffuse anche sotto forma di temporale, e alla fine di oggi anche la Sicilia verrà coinvolta da questo nuovo sistema nuvoloso, che poi domani punterà verso le regioni meridionali, quindi ci attende un giovedì di maltempo al sud, con tante nuvole e piogge diffuse anche sotto forma di temporale, quindi piuttosto intense, sul versante ionico, Calabria, Basilicata e Salento. Domani un po' di nuvole arrivano anche nell'Italia centrale, ma con minor probabilità di pioggia. Al nord invece situazione tranquilla anche domani, con ampie zone di sereno. Però per le regioni settentrionali segnalo temperature davvero piuttosto basse a inizio giornata. Con questo è tutto, ma per rimanere ben aggiornati anche sui giorni successivi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Secondo voi un imprenditore preferisce chiudere l'anno così o così? Per questo nasce il bonus superammortamento di FCA, un incentivo straordinario sulle auto del gruppo Fiat Chrysler Automobiles per aziende e partite IVA. Ad esempio, su Alfa Romeo Stelvio, 6.000 euro di vantaggi e ulteriori 6.000 euro di bonus superammortamento. Offerta valida fino al 31 dicembre sulle vetture in pronta consegna. Info e condizioni in concessionaria o su superammortamentofca.it. Questa settimana in poltrone sofà speciale doppio taglio dell'IVA. Sconto del 22% più un ulteriore 22% sugli oltre 100 divani della collezione. E in più puoi pagare in 48 mesi senza interessi. Siamo aperti anche domenica 8 dicembre. Poltrone sofà, autentica qualità. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i negozi, salvo approvazione delle finanziarie. La gestione della tua flotta aziendale è il tuo business? Che si tratti di mezzi pesanti o leggeri, di veicoli a noleggio o auto aziendali, questo annuncio è pensato per te. Per te che vuoi ottimizzare i percorsi per limitare gli sprechi. Per te che vuoi accedere in un clic ai dati del tachigrafo di bordo e che vuoi dotare i tuoi mezzi dei migliori sistemi di sicurezza. Per te, oggi, c'è VisiRun, il software che monitora praticamente in tempo reale la tua flotta, a partire da 19 euro al mese. Prova VisiRun gratis su visirun.com. VisiRun, l'innovazione semplice che fa il successo facile. VisiRun. Conte Grosso col gatto rosso, miau! È il dicembre di Iperceramica. Piastrelle parquet e arredo bagno scontati fino al 62%. Iperceramica.it. Miau! La prima scelta importante è quella delle superiori, poi università o ITS. In un mondo sempre più a portata di mano, studiare in Italia o all'estero. Sono Maria Piera Ceci, ogni giovedì sul sito di Radio 24 troverete un nuovo podcast di Verso il futuro e oltre, che vi aiuterà a districarvi in un'offerta formativa sempre più ricca, perché ogni ragazzo e ragazza ha il diritto di trovare la sua strada. Questo mese parliamo della scelta della scuola superiore. Focus Economia. Vedo molti messaggi. A proposito, abbiamo appena mandato in onda il promo, chiamiamo così, di Maria Piera Ceci, perché noi cerchiamo nel nostro piccolo, attraverso anche i podcast, di dare indicazioni, attraverso anche i programmi in palinsesto, di dare indicazioni sul futuro dei giovani. No, non è forse un errore, io l'ho detto ogni anno, dico solo che noi abbiamo 10.000 tecnici contro 1.000.000 di diplomati in Germania, non all'anno adesso. Però attenzione, i rapporti sono impressionanti. E detto questo, qualcuno continua a chiedermi della politica industriale. Guardate, politica industriale è anche, per esempio, sapere cosa ne pensa questo governo e cosa pensa l'opposizione dell'operazione Fiat Chrysler Peugeot Citroën, dove la parte Fiat è una parte tutta privata, la parte francese è una parte che è dentro allo Stato. Io non ho sentito né veemenza, né polemiche, né scontri, che magari ci sarebbero anche sani in una democrazia, su una partita enorme come questa. Per esempio, visto che a che cosa ne pensa il governo attuale, che cosa ne pensa l'opposizione, che come sempre fa l'opposizione in un paese democratico, si
sta preparando a governare o ambisce a governare dell'operazione Fiat Chrysler Peugeot Citroën? Mi resta il punto di domanda, ma non tanto l'operazione in sé, che non sto chiedendo un giudizio al governo sul carattere industriale dell'operazione, ma sulla governance sì, visto che lì abbiamo lo Stato francese e io sono... non ho ancora, diciamo, perso la memoria per non ricordare come si è comportato Macron nella vicenda Fincantieri e Cantieri di Saint-Nazaire e come ha rimescolato le carte di nuovo in un'operazione che sembrava tutta privato su privato per difendere l'interesse nazionale. Non lo so, non oso pensare cosa farà lo Stato francese quando il gruppo dovrà decidere, il nuovo gruppo esuberi, e se li facciamo in Francia o li facciamo in Italia, ma è un dubbio, non è una certezza, eh? Però su questo mi piacerebbe sentire il posizionamento politico. Allora, invece, ieri è stata la giornata per sensibilizzare il paese sui temi della disabilità, è la giornata delle persone con disabilità, che ha visto anche l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il rapporto Istat ha segnalato come vi siano oltre 600.000 persone con limitazioni gravi che vivono in una situazione di grande isolamento senza nessuna rete su cui poter contare in caso di bisogno. Di queste ben 204.000 vivono completamente da sole. Voi direte, ma perché si parla della disabilità in un programma di economia? Perché è un tema anche economico. L'Istat ha fatto notare che tra i disabili tra i 16 e i 64 anni risulta occupato solo il 31%, di cui 26% donne e 36% uomini, contro una media della popolazione che è di quasi il 58%, quindi siamo quasi alla metà rispetto alla media nazionale. E la maggior parte, tra l'altro, degli occupati, appunto, sono maschi. Il gap aumenta, tra l'altro, tra la popolazione con limitazioni gravi e considerando gli attivi, ci dice sempre l'Istat, aumenta ulteriormente il gap. Sono 2.300.000 famiglie coinvolte in cui vive almeno una persona con limitazioni gravi. Ci sarà dal 1 gennaio un ufficio permanente a Palazzo Chigi, questo l'ha annunciato ieri il Presidente del Consiglio Conte, e che ha annunciato anche 830 milioni per il triennio in manovra. Tra l'altro, su questo vi sono state anche polemiche, ecco perché ne parliamo dal punto di vista economico, perché si è fatto notare la differenza tra i soldi trovati per altre iniziative rispetto a quelli per le disabilità. Siamo in collegamento con il presidente del Movimento Disabili Articolo 14, Giovanni Cafolo. Buonasera. Buonasera, dottor Baglisoni. Senta, restando sulla parte economica, chiaramente la disabilità ha vari aspetti e quello economico è uno degli aspetti. Dopo il traffico vorrei capire qual è la vostra proposta, perché voi avete detto, guardate che noi potremmo creare a costo zero 1 milione di posti di lavoro anche per i disabili, e vorrei capire se quanto vi ha dichiarato ieri il Presidente del Consiglio Conte sui soldi stanziati vi rassicuri almeno parzialmente. Però dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. BEPS, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. BEPS, dove corre la passione, anche online. Vi presenta Strade in diretta. Un saluto a tutti voi. La 21 Torino-Piacenza-Brescia ancora chiusa con code a causa di un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante tra Manerbio e Pontevico verso Torino. Sulla 13 Bologna-Padova code per incidente tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la 14 Adriatica verso Bologna. Code per lavori ancora sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova-Praerenzano verso Ventimiglia e tra Celle Ligure-Varazze verso Genova. Code per lavori anche sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e il Bivia 10 in Ambuisè sensi di marcia. Si procede in colonnati per lavori sull'auto Brennero tra Bolzano Sud e Chiusa Val Gardena in direzione del confine di Stato. È tutto, Strada in diretta torna tra mezz'ora dopo. Focus Economia.
Comunque, dicevo, Caforo, la rassicura almeno parzialmente lo stanziamento in manovra finanziaria, e qual è la vostra proposta dal punto di vista anche economico? Beh sì, ci rassicura parzialmente, ma noi vorremmo politiche più attive per quanto riguarda il mondo della disabilità, soprattutto di inserimento lavorativo, non tanto assistenziale. La nostra proposta, appunto, come lei anticipava, è quella di partire a breve con un'iniziativa popolare per la raccolta di 50.000 firme e modificare la legge 68-99 che obbliga le aziende e gli enti ad assumere disabili. Nel caso non vengano assunte le quote di disabili, si pagano chiaramente delle sanzioni che sono anche molto elevate. Noi abbiamo fatto una stima, come hanno anche riportato vari quotidiani nazionali, che è quello che oggi l'ammontare delle sanzioni in Italia per quanto riguarda gli enti e le aziende al di sopra dei 15 dipendenti di circa 20 miliardi di euro come stima. La nostra proposta è quella di utilizzare questi 20 miliardi per assunzioni di disabili all'interno delle cooperative sociali e soprattutto però di anche eliminare le sanzioni che chiaramente oggi influiscono molto anche sui bilanci delle aziende e degli enti pubblici. Quindi la proposta concretamente qual è? Perché 20 miliardi sono una cifra imponente. 20 miliardi è una cifra imponente, anche se noi riteniamo che sia approssimata per difetto. Sicuramente potrebbe essere più alta, quindi sono comunque soldi che confluiscono nei fondi per la disabilità di ogni regione italiana e che chiaramente potrebbero essere utilizzati per politiche di assunzione per i disabili, per la formazione dei disabili, ma che oggi sostanzialmente non sappiamo come vengono utilizzati. Questo è diciamo il principio. È chiaro che noi ci siamo rivolti anche al direttore generale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che comunque ha tra i loro compiti quello comunque di sanzionare le aziende e gli enti, quindi sa esattamente qual è la stima, ma chiaramente non ci ha fornito dei dati ufficiali. Comunque riteniamo che questa stima, siccome non ha né smentito né confermato il direttore generale dell'Ispettorato del Lavoro, sia abbastanza veritiera. Quindi chiaramente sono dei fondi che già ci sono, che potrebbero essere utilizzati per politiche di inserimento lavorativo, quindi dare dignità, occupazione, e questo potrebbe innalzare il PIL del 2-3%, perché chiaramente genererebbe consumi, posti di lavoro, approssimiamo circa 1 milione di posti di lavoro. Però per concludere, Caforo, è difficile, in questo momento le aziende possono o assumere o appunto pagare. Per la mancata assunzione, come si fa a convincere un'azienda ad assumere? Perché qui torniamo anche al tema appunto del personale, sì. Ma in questo caso come si fa a convincere? Prego. Noi stiamo sensibilizzando le aziende e gli enti, chiaramente stiamo ricevendo anche supporto da parte delle aziende, perché vogliamo inserire le persone con disabilità non nelle aziende o negli enti, ma all'interno delle cooperative sociali, quindi all'interno di ambienti di lavoro protetti dove vengono recuperati, reinseriti nel mondo del lavoro, vengono seguiti da psicologi ed educatori, quindi da personale specializzato che oggi sia nelle aziende che negli enti chiaramente non ci sono queste figure, e chiaramente lì è il problema lì, perché comunque per quanto se ne possa parlare, tutti quanti si prodigano perché sono a favore dell'inserimento dei disabili, ma poi chiaramente dalle parole bisogna passare ai fatti. E oggi è un problema culturale, perché il disabile è visto come un peso, come un obbligo, ma non è visto come una risorsa, e chiaramente questo influisce nel fatto che molti disabili potrebbero essere chiaramente delle risorse importanti e dare un valore aggiunto a quello che oggi sono. Bisogna anche saperli conoscere, sono d'accordo che occorre anche sensibilizzare le imprese. Grazie anche a Giovanni Caforo, presidente del Movimento Disabili, articolo 14. Come on. Dunque, devo correggermi, ha ragione l'ascoltatore che mi dice: guardi che l'affare Fincantieri Estex, Cantieri di San Nazaro, è un affare pubblico su pubblico. Sì, nel senso che Fincantieri è chiaramente partecipata, così che no, mi riferivo a un affare privato, perché quei cantieri prima erano in mano ai sudcoreani e che li hanno venduti. In questo senso stavo dicendo che non c'entrava una quota dello Stato francese, ma comunque vedremo. Io spero di sbagliarmi, ma non sto dicendo che sicuramente andrà così, sto dicendo che siccome c'è un rischio che possa andare così, visto che Peugeot Citroën ha una quota dello Stato francese,
e il gruppo Fiat Chrysler no. E si parla molto di IRI, presenza dello Stato, non voglio che lo Stato entri in Fiat Chrysler. Ho detto solo che mi piacerebbe sentire nel dibattito politico che cosa pensa la nostra classe politica, sia quella che governa, sia quella che vorrebbe governare, di questa operazione, che idea si è fatta, che garanzie può dare, come fugare il dubbio che un domani, di fronte a scelte dolorose, non, diciamo, l'azionista Stato francese non pesi di più degli azionisti privati italiani. Ecco, questo per esempio si chiama avere anche una visione di politica industriale. Comunque andiamo adesso andiamo sul GR24, perché ho neanche 30 secondi. Volevo solo dare però l'anticipazione di borsa sulla chiusura di borsa: più 1,31% Milano, più 1,30 Parigi, più 1,20 Francoforte. Molto bene maggior parte dei titoli, con questa indiscrezione di un possibile riavvicinamento tra Pechino e Washington nelle trattative sui dazi, ma ne parliamo dopo il GR24. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Da MediaWorld slitta la rata con Bye Bye Rate. Compri oggi e paghi in primavera. Notebook HP a 399 euro o in 20 rate da 19,95 euro. MediaWorld, il Natale fatto apposta per me. Dal 3 al 12 dicembre. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Jingle bell, jingle bell, jingle on my way, on my ride, on my side, on my waking away. La tua Volkswagen sopporta tanto, è arrivato il momento di farle un regalo. Con Volkswagen Service puoi scaricare entro fine anno un coupon da 50 euro da utilizzare per la manutenzione fino al 30 giugno. Offerta valida per la tua Volkswagen con almeno 4 anni. Info su Volkswagen.it. Mi fai il conto? Non se ne vada. Scusi? Lei è l'ultimo cliente. Se va via lei, devo compilare il registro dei corrispettivi. Mi lasci? Rimanga, la prego. Le offro un caffè. Un ammazza caffè. Un ammazza ammazza caffè. Terrore da registro dei corrispettivi elettronici? Cassa in Cloud è il gestionale per il tuo bar o ristorante che fa decollare la tua attività e che gestisce automaticamente l'invio dei corrispettivi elettronici, obbligatorio dal 1 gennaio 2020. Vai su www.teamsystem.com e attiva la tua prova gratuita. Annuncio speciale per le piccole e medie imprese. È in arrivo sul vostro binario Italo Impresa, la soluzione facile e conveniente dei treni Italo per risparmiare ad alta velocità. Italo Impresa è l'unica offerta che vi restituisce il 40% del biglietto su tutti i viaggi di lavoro. Con Italo Impresa risparmi anche tempo, perché gestisci tutta la fatturazione online. Registrati subito, è gratis. Vai su italoimpresa.it. Si parte! Che tu sia salutista o ipocondriaco, iperconnesso o ai confini della realtà, noi di Sara Assicurazioni siamo sempre al tuo fianco con le soluzioni più innovative. Informati in agenzia o su sara.it. Sara ti assicura. Insieme possiamo dare più valore al Natale. Fino al 7 dicembre acquista una stella di Natale da Conad a 5,90 euro e sostieni con noi la cura e la ricerca. Parte del ricavato, infatti, sarà devoluto all'Istituto Nazionale dei Tumori. Questo Natale regala molto di più di un regalo. Conad, persone oltre le cose. Buonasera, Marco. Babbo Natale. Complimenti. Leggo qui che è stato un papà delizioso, un ottimo marito e un perfetto meccanico. A proposito, ho la slitta in panne. La può aggiustare? Per questo avrò un regalo in più. Al tuo regalo di Natale, lascia che ci pensi Fiat Professional. Acquista un veicolo a dicembre con anticipo zero e inizia a pagarlo a marzo 2020. Canone da 139 euro al mese, TAN 380, tasso leasing 3,92. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 dicembre. Info su fiatprofessional.it. CONAI per le imprese. Bentrovati, parliamo delle nuove regole sulla diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica. Quali sono? Risponde Walter Facciotto, direttore generale CONAI. Con l'obiettivo di rendere sempre più netta la distinzione tra le soluzioni di imballaggio effettivamente riciclabili e quelle che non lo sono, proseguono gli approfondimenti tecnici su alcune tipologie di imballaggio. Grazie al confronto costante con le aziende e le principali associazioni imprenditoriali, dal 1 gennaio 2020 entreranno così in vigore le nuove fasce contributive, che prevedono una differenziazione più puntuale tra imballaggi con una filiera consolidata di riciclo e quelli con filiere di riciclo in fase di consolidamento e sviluppo.
Info su conai.org o al numero verde 800 33 77 99. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio, con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24, la passione si sente anche in podcast. Le 18 in punto. GR 24, il sole 24 ore. Al Mise il vertice sull'ex Ilva, 4.700 gli esuberi secondo il nuovo piano, no dei sindacati. Messa anche per il governatore di Banca Italia, non ci sono rischi. Parla il sindaco di Bibbiano, tornato in libertà, sensazione indescrivibile dopo 5 mesi. Buona serata da Anna Rita D'Ambrosio. Ex Ilva dunque in primo piano. Nel nuovo piano industriale di ArcelorMittal sarebbero previsti 4.700 esuberi, passando dai 10.789 occupati del 2019 ai 6.098 del 2023. Lo riferiscono fonti presenti al tavolo in corso al Mise. Previsto anche un aumento dei volumi di produzione dagli attuali 4 milioni e mezzo di tonnellate di acciaio ai 6 milioni dal 2020. Strada stretta ed in salita, ha commentato il ministro Patuanelli, no dei sindacati che hanno definito inaccettabili gli esuberi. Il meccanismo europeo di stabilità, è intervenuto oggi il governatore di Banca Italia Ignazio Visco nell'audizione alle commissioni riunite bilancio e politiche europee. Nessun rischio, ha detto. Le modifiche introdotte sono di portata complessivamente limitata. La riforma non prevede né annuncia un meccanismo di ristrutturazione dei debiti sovrani. Come nel trattato già oggi in vigore, non c'è scambio tra assistenza finanziaria e ristrutturazione del debito. Queste dunque le parole di Visco, dibattito che va avanti e sulla prescrizione ancora a posizioni distanti nella maggioranza. Un passaggio minato per la maggioranza, quello sulla prescrizione. Sullo sfondo il conto alla rovescia del 1 gennaio, quando entrerà in vigore la riforma che la bloccherà dopo il primo grado di giudizio. Le ultime tensioni ieri in Parlamento, con Italia Viva tentata di votare insieme a Forza Italia la richiesta di procedura d'urgenza che chiede il rinvio dell'entrata in vigore delle modifiche. Non ci inchineremo al populismo giudiziario imperante, se non ci sarà accordo voteremo il DDL Costa, ribadisce oggi lo stesso Renzi. A frenare anche il Partito Democratico, per Zingaretti è inaccettabile che la riforma entri in vigore senza garanzie sulle durate dei processi. La posizione del Movimento 5 Stelle tuttavia non cambia, ribadisce Di Maio. La nostra riforma dal 1 gennaio diventa legge, su questo non discutiamo. A mediare nella maggioranza il presidente del Consiglio Conte, che spiega: stiamo lavorando ad un compromesso, la prescrizione col primo grado di giudizio è una soluzione sostenibile, ma va corredata con misure di garanzia che assicurino la ragionevole durata del processo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. Per le interruzioni della fornitura di energia elettrica nel 2018 di responsabilità dei distributori sono oltre 45 milioni di euro che verranno restituiti dagli operatori ai consumatori come penalità per i disservizi e che andranno a riduzione delle tariffe di distribuzione complessive. È il bilancio 2018 annunciato in una nota dall'Autorità per l'Energia. Lo so, è solo un primo passo, ma riassaporare dopo 5 mesi il gusto della libertà è una sensazione indescrivibile. Così il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, da ieri sera tornato in libertà dopo la decisione della Cassazione che ha revocato l'obbligo di dimora. Può rientrare nel pieno delle sue funzioni, la precisazione del prefetto di Reggio Emilia. Nei prossimi giorni, con la dovuta cautela, con la dovuta gradualità, riprenderò un cammino interrotto il 27 di giugno a
chiarito il primo cittadino. E in chiusura andiamo a Cogne. La Franzoni non mi ha pagato, così l'avvocato Taormina vuole pignorare la ben nota villetta. Siccome non sono stato pagato, ho fatto il pignoramento e avrò quello che mi compete con l'esecuzione immobiliare. Così l'avvocato Carlo Taormina spiega i motivi del pignoramento della casa di Cogne, dove il 30 gennaio 2002 viene ucciso il piccolo Samuele. Per l'omicidio, la madre, Anna Maria Franzoni, nel 2008 è condannata a 16 anni di carcere. Taormina la difende fino a febbraio 2007. Già nel 2013 cita in giudizio la sua ex assistita, chiedendo onorari mai versati per 770.000 euro. Lei replica spiegando che il legale si è offerto di assisterla a titolo gratuito, ma non ci sono le prove, e nel 2017 il Tribunale di Bologna la condanna a pagare 275.000 euro per complessivi 470.000. Anna Maria Franzoni si oppone, dice che la villetta non è pignorabile poiché all'interno di un fondo patrimoniale costituito nel 2009 con il marito Stefano Lorenzi. Ad occuparsene sarà il Tribunale di Aosta, udienza fissata l'11 dicembre. Lidia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, torna a Focus Economia il GR alle 19. Sarò grande, investirò in innovazione, prenderò nuovi impianti, assumerò tanto nuovo... Come ogni imprenditore lotti tutti i giorni. Non permettere alle difficoltà di farti rimandare i tuoi progetti di crescita. Fai il salto. Gruppo Finservice, con i suoi 300 consulenti, può farti arrivare dove vuoi. Il momento giusto è ora. Ottieni subito incentivi e contributi per crescere. Per diventare grande, chiedo subito tutti i contributi a fondo perduto che mi spettano. Gruppo Finservice, leader della finanza agevolata. Diventa subito grande anche tu. Chiama Gruppo Finservice. Allora, la figura che cerchiamo tiene l'azienda sempre in carreggiata. Sa quando fermarsi se ha un ostacolo davanti e sa leggere i segnali che si trova di fronte. Pensa di farcela? Ford Focus con frenata automatica, mantenimento corsia e riconoscimento segnali stradali. A 295 euro al mese, IVA esclusa, con anticipo zero. E in più assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria incluse. Il noleggio Ford All Inclusive va tutto di serie ed è per tutti, privati, aziende e partite IVA. Italia Online, e ci guadagni online, più clienti al ristorante, più lavoro al negoziante, più tempo all'imprenditore, più successo al direttore. Italia Online, e ci guadagni online. Prima non eri online, adesso hai Italia Online. Prima facevi tu, ora non ci pensi più. Sito, pubblicità online e presenza digitale per far crescere il tuo business. Italia Online. Piacere di connetterti. Gigi, cruciverba digitale? Sono pronto. Tre verticale, l'innovativo sistema di accesso agli sportelli online, quattro lettere. Speed. Giusto! In molti comuni le utenze, i tributi e le contravvenzioni si pagano con questa modalità. Pago PA. Ed ora questa è facile. Software House di Cervere, protagonista nell'informatizzazione dei comuni e qualificata per il cloud. Syscom, ce l'abbiamo anche noi? Syscom, ce l'abbiamo anche noi! Se sei proprietario di un appartamento a Milano e provincia, puoi venderne la nuda proprietà a Preatoni Nuda Proprietà, incassando velocemente la somma concordata e mantenendo il diritto di abitare a casa tua gratis, per sempre. Chiama il numero verde 882 55 55 oppure visita www.preatoninudaproprietà.it per scoprire come. Con Preatoni Nuda Proprietà la casa ha un nuovo valore. Focus Economia. E 7 minuti, non di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non stanno arrivando buone notizie dall'incontro al Ministero in tema di Ilva e quindi ArcelorMittal, l'incontro con i sindacati, i vertici di ArcelorMittal e appunto il ministro, perché Patuanelli ha detto l'azienda invece di fare un passo avanti ha fatto qualche passo indietro, ricominciando a parlare di 4.700 esuberi alla fine del nuovo piano industriale, che prevede comunque un fondo elettrico e una produzione finale di 6 milioni di tonnellate. Questa non è l'idea che ha il governo sullo stabilimento,
riteniamo che la produzione a fine piano debba essere più alta, arrivando almeno a 8 milioni di tonnellate, e Patuanelli si è definito molto deluso dall'incontro che è appena finito, e quindi nessuna buona notizia. Poi Patuanelli ha continuato dicendo: tra venerdì e lunedì il governo presenterà un suo piano industriale che farà diventare Ilva un esempio di impianto industriale siderurgico con uso di tecnologie sostenibili, forni elettrici e altri impianti ecosostenibili, per arrivare a una produzione di 8 milioni di tonnellate. Allora, la borsa, dicevo, sì, non sono buone notizie quelle che stanno arrivando sull'IV, sto controllando anche le altre agenzie, ma appunto questo è il tenore. Allora, la borsa oggi, dicevamo prima del GR24, tutte positive le borse europee, Londra cresce un po' meno, lo 0,40%, e bene Buzzi Unice in più 3,5%, Banco BPM più 3, Juventus più 2,90, UbiBanca più 2,5, Atlantia più 2,40, Estima Microelectronics più 2,30, Azimut più 2,20 come Saipem e Case New Holland CNH, il 2,12 lo guadagna Tenaris, il 2% Intesa, l'1,90 Unicredit, l'1,80 Unipol. Nexi, unico titolo negativo, perde lo 0,44%. Stefania Arcudi, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Mi sembra che, così come nei giorni scorsi era stato erano stati i dazi l'elemento negativo sulle borse, oggi questa indiscrezione si andrebbe a chiudere, vi sarebbe stato un riavvicinamento tra Washington e Pechino, è stato invece motivo di acquisto. Sì, infatti nelle ultime settimane, negli ultimi mesi forse i continui cambi di fronte hanno influenzato sostanzialmente quotidianamente l'andamento dei listini. Oggi, come dicevi, il presidente Trump ha detto che il dialogo procede molto bene, che i nodi ancora esistenti saranno sciolti, quindi si potrà arrivare a un accordo. Le borse ci hanno creduto anche i titoli più esposti, quindi gli industriali, tu citavi Buzzi, che a Milano è quella che ne ha beneficiato di più, sì, con un rialzo del 3,5%, poi anche i tecnologici e il lusso. Quindi appunto Buzzi tra l'altro veniva da un calo molto consistente nelle, sì, precedenti sedute, appunto innescato dalle notizie invece negative sui dazi, quindi oggi ha recuperato. L'altra notizia che ha influito in borsa riguarda invece l'Italia, e mi riferisco al giudizio di Moody's sul sistema bancario italiano, che l'ha portato da negativo a stabile, dicendo che comunque il piano di rientro dalle sofferenze, dagli NPL, sta andando bene e proseguirà anche nel 2020. Sì, infatti le banche sono state oggi tutte molto positive, Banco BPM ha guadagnato quasi il 3%, UBI il 2,5%, Intesa il 2%, a seguire tutte le altre. Il report di Moody's ha fatto la parte del leone, hanno appunto detto che i crediti deteriorati continueranno a calare per il quinto anno consecutivo anche nel 2020. Mm-hmm. Tra l'altro il report di Moody's tiene anche in conto della crescita del PIL, che continuerà a essere debole, dice l'agenzia, ma comunque positiva. Altro elemento che ha sostenuto le banche a Milano è stato il calo dello spread, era partito in leggero rialzo attorno ai 174 punti, ha chiuso sotto i 170, quindi anche da questo ulteriore aiuto. Allora, per quello che riguarda invece A2A, adesso vediamo i titoli, devo dire sono tutti positivi, appunto Nexi meno 0,44, Campari cresce meno più 0,12, A2A più 0,18%, invece sui migliori e peggiori in assoluto abbiamo Visibilia, editore più 47%, Intec più 42%, Carraro più 14%. Su Carraro c'è notizia. Sì, infatti la società che si occupa di sistemi di trasmissione per il settore automotive, in particolare trattori fuoristrada, ha raggiunto un accordo giudicato strategico dalla società con la britannica Ineos, e accordo che vale 420 milioni, e questo appunto è su un orizzonte temporale di 10 anni, ma potrà dare sostegno alle attività del gruppo.
Altro titolo su cui c'è notizia, è un titolo molto sottile, Casta Diva Group più 7%. Sì, in questo caso si tratta di una commessa che con il gruppo Poste Italiane, la commessa in realtà riguarda 4 diverse società per un totale di 25 milioni di euro, la parte in capo a Casta Diva che si occupa di contenuti brandizzati, contenuti digitali, intrattenimento, è di circa 6 milioni di euro che potranno andare a incidere positivamente sul fatturato nell'arco dei prossimi 2 anni. Allora, questi migliori, peggiori: Caleido Group meno 4,40, Orange meno 4,40, Netwick meno 4%. Nel frattempo la Consob ha dato l'ok al prospetto sulla cassa dei risparmi di Genova, al prospetto sull'aumento di capitale da 700 milioni che ha iniziato oggi e terminerà il 13 dicembre alle 14. Le perdite oggi, perché visto che c'era anche il risultato netto della cassa di risparmio di Genova, sono salite a 783 milioni. E poi, nell'ambito dell'aumento di capitale, se le azioni della banca, che sono sospese dalle contrattazioni dal 2 gennaio, ha fatto sapere la borsa che le azioni della banca non saranno riammesse alle negoziazioni se il flottante dovesse risultare inferiore al 10%, cioè la parte contendibile, la parte che si può scambiare in borsa. L'avvertenza in realtà è arrivata dall'istituto, non dalla borsa, quindi mi correggo. E a margine del Consiglio Nazionale della FABI, sull'aumento di capitale della Cassa di Risparmio di Genova, è intervenuto al microfono la nostra Livia Zancaneri, il commissario, e quindi Fabio Innocenzi. Lì non abbiamo aspettative, nel senso che dovranno i soci valutare, vedranno loro, guarderanno il prospetto e prenderanno le loro decisioni. Non abbiamo avuto segnali preventivi, informazioni in anticipo. Non appena chiuso l'aumento di capitale verrà immediatamente convocata l'assemblea. L'obiettivo, se si riesce a chiudere l'aumento di capitale per il 20 dicembre, finirà la parte riservata agli attuali soci il 13, poi c'è una settimana per i conteggi. Se riusciamo a chiudere l'aumento di capitale il 20 di dicembre, l'obiettivo sarebbe quello di avere già l'assemblea a fine gennaio, al 31 gennaio. È stato introdotto da borsa con trasparenza questo principio del 10% minimo del flottante. A questo punto bisognerà vedere se viene raggiunto o non viene raggiunto questo 10%, e a seconda dei casi, se viene raggiunto il titolo viene normalmente negoziato, se non viene raggiunto dovranno dire di nuovo i regulator qual è il passo successivo. Lo che c'è scritto nel prospetto è molto chiaro ed è che in assenza di aumento di capitale c'è un rischio, ma cosa che è stata di continuità aziendale, cosa che è stata detta in assemblea. L'aumento di capitale serve proprio per dotare la banca di tutti quegli elementi necessari per essere in sicurezza. Nel ringraziare Stefania Arcudi andiamo sul traffico e poi l'Eurogruppo di Bruxelles, dove si è discusso anche e soprattutto della riforma del meccanismo europeo di stabilità, cioè la riforma del fondo salva stati. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Beps, dove corre la passione, anche online. Vi presenta Strade in diretta. Ben ritrovati, è stata riaperta la 21 Torino-Piacenza-Brescia, chiusa in precedenza per un incidente tra Manerbio e Pontevico verso Torino. A causa di un incidente si procede incolonnati sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la 14 verso Bologna. Si procede incolonnati per un incidente sulla 14 Bologna-Taranto in entrata Bologna-Casalecchio in ambo le direzioni di marcia. Code per un incidente anche sulla 8 Milano-Varese trazzate Castronno in direzione Milano. È tutto, guida date con prudenza. Strade in diretta torna tra mezz'ora. Focus Economia.
puntata di Focus Economia. Prima di spostarci a Bruxelles, però, ascoltiamo un passaggio dell'audizione del governatore della Banca d'Italia alla Commissione Bilancio e Politiche Europee della Camera sulla riforma del Fondo Salva Stati. Ha detto: beh, se lo usiamo come punto di partenza per un progetto di integrazione, allora è il modo migliore per convincere tutti dell'utilità di questa riforma. E Visco poi ha aggiunto: introduce modifiche limitate e sono stati esclusi gli automatismi. Sentiamo i due passaggi. La proposta è evidentemente il risultato di un compromesso. È un compromesso tra i timori di chi da sempre versa passi in avanti nella condivisione dei rischi e quelli opposti di chi paventa un rinvio ingiustificato dei progressi verso una autentica unione economica e monetaria, genuine, così viene definita nel rapporto dei presidenti delle diverse istituzioni europee. Il modo migliore per convincere tutti dell'utilità della riforma è usarla come punto di partenza per riprendere con convinzione il percorso di integrazione europea. Un primo passo potrebbe consistere nell'annunciare l'intenzione di portare l'ISM all'interno della legislazione europea in un orizzonte di medio periodo, anziché tenerlo come un accordo intergovernativo. Quello che continua a mancare è un disegno organico di completamento dell'unione monetaria che preveda l'introduzione di una capacità di bilancio centralizzata. In caso di richiesta di assistenza, la riforma prevede che l'amministratore delegato dell'ISM valuti, in collaborazione con la Commissione europea, di concerto con la BCE, la sostenibilità del debito pubblico e, a maggior tutela dei Paesi membri nella loro veste di finanziatori dell'ISM, la capacità del Paese di ripagare il prestito concesso. Nel caso di impossibilità di raggiungere un accordo su tali valutazioni, la Commissione avrà l'ultima parola sulla sostenibilità del debito e l'ISM avrà l'ultima parola sulla capacità di ripagare il prestito. L'amministratore delegato dell'ISM, sempre assieme alla Commissione di concerto con la BCE, prenderà parte alla negoziazione con il Paese richiedente delle condizioni che accompagnano il programma di assistenza e alla valutazione del rispetto delle stesse nel corso del tempo. La riforma, adesso invece, rende più espliciti alcuni principi per la concessione dei finanziamenti. Il trattato, questi principi sono già previsti dall'attuale testo del trattato e dalle linee guida adottate. Il trattato in vigore già prevede, ai fini della concessione di qualunque forma di assistenza, la preventiva valutazione di sostenibilità del debito. La riforma ribadisce questa previsione e vi affianca il criterio della capacità di ripagare il prestito da parte del paese richiedente, una richiesta finora che riguardava soltanto il monitoraggio post-programma. Al tempo stesso, la riforma chiarisce che queste verifiche preliminari non hanno alcun carattere di automaticità, anche se basate su criteri trasparenti e prevedibili, sono condotte lasciando un margine di discrezionalità sufficiente alle autorità che le svolgono. Inoltre, la riforma del trattato rivede criteri e procedure per accedere alle linee di credito precauzionale. Sono revisioni minime. Così il governatore della Banca d'Italia Visco. Andiamo invece a Bruxelles, dove c'è Antonio Poglio Salimbeni. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. Perché ho visto già Salvini dichiarare, vede contemente, perché quando è entrato all'Eurogruppo il presidente Mario Centeno ha detto: nessuna ragione per riaprire il testo, il dibattito è in corso, faremo un altro passo importante oggi, poi aggiusteremo le necessità di dibattito che sono presenti. Allora, domanda è molto secca, ma questo testo si può ancora discutere oppure... Perché un conto è che Centeno dica: non vedo ragione per cambiare il testo, non vediamo ragione. Questa è la sua opinione, ma altra cosa è che si possa o non si possa ancora discutere. No, dunque, intanto quando parla Mario Centeno parla il presidente dell'Eurogruppo e quindi raccoglie qual è il consenso. Allora, bisogna distinguere la cosa in due parti. La prima parte, allora, che cosa è chiuso? È chiuso l'accordo sulla bozza di trattato. Nella bozza di trattato ci sono anche le clausole di azione collettiva che facilitano o rendono meno difficile, a seconda di uno come la valuta, l'eventuale ristrutturazione del debito sovrano.
compare in due articoli, quegli articoli non si toccano. Questo vuol dire Centeno. Ciò vuol dire che tutto è congelato? No, perché quei due articoli richiamano poi un regolamento che è quello che la Francia vorrebbe inserire comunque nell'annesso di un trattato per ragioni costituzionali di certezza giuridica. Però è sul regolamento che si può eventualmente discutere. Conte aveva spiegato l'altro giorno alla Camera che cosa intende chiedere l'Italia, cosa avrebbe chiesto l'Italia. In sostanza, non la facciamo molto lunga, è un sistema per frenare questa facilitazione dell'eventuale ristrutturazione del debito. L'altra cosa che chiede l'Italia, a quanto pare, è la questione della ponderazione del rischio dei titoli pubblici nazionali detenuti dalle banche. Su questo, a parte il fatto che Visco oggi, pare che alla Camera abbia poi indicato, diciamo, non dico aperto, ma insomma abbia trattato la cosa in modo diverso da come è stata trattata finora. Ma devo dire che questo fa parte della discussione sulla cosiddetta roadmap, che è un termine che dice tutto, dice niente, in sostanza è una pista delle discussioni future. Che cosa ci mettiamo in questa roadmap? Ci mettiamo è sul sistema unico di garanzia dei depositi bancari, che però è soltanto uno degli elementi. Anche qui c'è la logica del pacchetto, c'è l'armonizzazione delle leggi di insolvenza, per esempio. Ecco, a questo volevo arrivare, perché ogni volta che parliamo del Fondo Salva Stati l'argomento è tecnico, però mettiamola così: per evitare che, io spero che la ponderazione non arrivi mai, e spero che l'Italia si batta per questo, ma comunque per evitare che un secondo dopo si inizia a fare la classifica delle obbligazioni, quindi dei titoli di Stato più affidabili e meno affidabili, con un danno immediato sulle banche, in questo caso italiane, perché tutte le banche nazionali hanno molti titoli di Stato e le nostre ne hanno tanti, cosa si dice, Antonio? Si dice che bisogna fare almeno l'altra gamba di questo pacchetto, e cioè l'unione bancaria, in modo che le banche abbiano una garanzia, diciamo, europea, e vengano levate da un'eventuale, capito, classifica e dalle praterie che questa aprirebbe alla speculazione. Da questo punto di vista la posizione europea era sembrata un po' ambigua, nel senso di dire sì, intanto facciamo adesso il Fondo Salva Stati, la riformulazione, e poi faremo l'unione bancaria. Secondo te si possono stringere di più i tempi tra le due cose? No, il punto è questo, lo ha detto oggi anche Gentiloni, e lo dicono, lo pensano tutti, la discussione sul sistema unico di garanzia dei depositi bancari va avanti da 2 anni e mezzo, ma di fatto a livello politico è assolutamente agli inizi. Questo è il punto, non la chiudono in 1 mese e mezzo. Cioè il momento, perché dico 1 mese e mezzo? Perché è già assodato che la firma del trattato MES sarà fatta a febbraio, fatto salvo almeno perché c'è un problema di traduzioni legali che richiede del tempo. Quindi ci si infila in questa finestra di opportunità e si vede cosa si può combinare sul resto. Che cosa adesso tutti dicono che è impossibile trovare, non diciamo da qui al Consiglio europeo del 12 e del 13, ma da qui a febbraio un accordo sul sistema di garanzia dei depositi, è fuori discussione. Quindi che cosa c'è? C'è il fatto di stabilire nella pista delle discussioni future, del negoziato, di mettersi d'accordo su che cosa dovranno mettersi d'accordo e quindi che cosa includere e che cosa escludere, questo è un altro discorso, appunto. Io penso che sarà difficile, ma questa è un'opinione del tutto personale, quindi non coinvolge che me stesso, ho la sensazione che è difficile che esca dal tavolo l'idea della ponderazione del rischio del debito sovrano detenuto dalle banche. Questo perché, pensiamo, la proposta la Germania, la vuole la Germania, e non è che la tira via prima di iniziare il negoziato politico, no, non sta in piedi. Bisogna vedere se per esempio l'Eurogruppo dovesse, come ha alluso Visco oggi, se dovesse, e tra l'altro aveva già detto 10 giorni fa Gualtieri rispondendo alla proposta Scholz,
se ci fosse un impegno a lavorare per un safe asset europeo, cioè un'obbligazione europea col contributo di tutti che sposta l'attenzione e scarica, diciamo, le tensioni sui debiti sovrani, allora sarebbe, probabilmente sarebbe un'altra cosa. Resta comunque il tema di fondo a livello globale, non c'è un accordo a livello globale sul come trattare il debito sovrano detenuto dalle banche, quindi si potrebbe creare, che al Comitato di Basilea è bloccato da 2 anni, studiano, ma l'accordo fra i grandi contraenti, fra le grandi banche centrali del mondo su questo non c'è. E questo è un problema, ma comunque è la difficoltà di questa, non si questa in 2 settimane, no, e non si risolve certo con gli slogan, lo dico a tutti. E la difficoltà è appunto andare nei prossimi 2 mesi a trattare e avere il maggior numero di garanzie. A me la ponderazione dei titoli di Stato obiettivamente preoccupa molto, e questo lo dico per non essere smentito, ma spero che poi vi possa essere almeno una garanzia in più e garanzie più significative, che il processo, scusatemi il gioco di parole, di garanzia europea sulle banche vada avanti in modo da togliere alle banche, in questo caso italiane, l'effetto di una ponderazione dei titoli di Stato, perché tanto ci sarebbe un meccanismo di garanzia europeo. Grazie anche ad Antonio Poglio Salimbene, è tutto per questa puntata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Il successo è degli innovatori, di chi guarda.